Bentornati all'appuntamento con le previsioni di MeteoOne e buon inizio di primavera meteorologica. Difatti oggi 1 marzo in meteorologia cade la primavera meteorologica, diversamente da quella astronomica, che cade intorno al 21 marzo. Situazione ancora incerta a livello europeo, ma l'anticiclone inizierà piano piano a conquistare l'Europa meridionale a partire da metà settimana. In questo frangente il sud e le isole potrebbero giovare di bel tempo e temperature sopra la media. Il nord e il centro invece si troveranno ai margini dei fronti perturbati che interesseranno il resto d'Europa. Su queste zone saranno più frequenti i passaggi nuvolosi e qualche fenomeno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 1 marzo. Al mattino nuvolosità dal Tirreno interesserà la Basilicata e marginalmente la Puglia. Possibile qualche rovescio di pioggia nel corso della mattinata e del pomeriggio invece la situazione andrà migliorando. In serata e nella notte tempo stabile ovunque con nuvolosità parziale o assente. Rinforzo dei venti dei quadranti nord-occidentali moderati o forti sulla Puglia settentrionale. Mari, mosso l'Adriatico, poco mossi o mossi il Tirreno e lo Ionio. Temperature in aumento di 1 o 2 gradi nei valori massimi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Calò che ci mostra questa suggestiva foto della perla dello Ionio, Kallepolis, dal greco Kallepolis, di Gallipoli, con il rosso vermiglio delle reti dei pescatori che sfidano i colori fantastici dal rosso al rosa del tramonto. Se volete inviare la vostra foto del giorno vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne o Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per la vostra attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.